Questione del mercato settimanale a Montevarchi, ieri sera la commissione consiliare, ancora non c'è una decisione, ma intanto tutti gli ambulanti del mercato del giovedì sono decisi a rimanere in questa sede. Daniele Lucaccini. Noi siamo decisi a rimanere qua, per quale motivo? Siamo attività. Purtroppo nessuno si può permettere di decidere di noi dove collocarci, non è che siamo dei burattini, si va di qua e di là. Non abbiamo la bacchetta magica per portare la gente in centro. Noi siamo in centro, un negozio che apre indicativamente 9:30, le 10 e noi a mezzogiorno, l'una andiamo via. In 3 ore durante una settimana, cioè se si deve essere noi a risolvere tutti i problemi, mi sa che c'è altri problemi, perché noi ci siamo 3 ore delle sue aperture. Abbiamo trovato una collocazione che ci permette di essere anche un po' più ampi, di avere delle strade di sicurezza, di aver riportato la gente a questo mercato, di parcheggi vicino e di far venire anche gente dal di fuori di Montevarchi in questo mercato, di aver un po' rivalutato questa cosa. E ad oggi ci devono prendere loro e frastagliarci in giro per tutto Montevarchi, perché mezzi siamo in un posto, mezzi ci vogliono mettere in un altro, mezzi in un altro ancora, una collocazione non è idonea per poter lavorare e non sicura. E più che altro ci sono dei posti dove dovranno andare dei banchi e come dargli veramente una lettera di licenziamento, perché delle persone che andranno a morire, ma andranno a incassare niente, cosa che lasceranno posti e il mercato si declasserà talmente tanto che non lavorerà più nessuno, quindi morirà il mercato in sé per sé. Ad oggi siamo, è vero, un po' staccati dal centro, che nei bar ci voglia là, ma comunque c'è delle attività anche qua. Queste attività che sono qua fisse, quelle che fanno non contano niente, cioè sono di Montevarchi anche loro e anche loro hanno il diritto di lavorare. Siamo qua, si porta comunque sia gente dentro Montevarchi, siamo brutti, ci sa la roba brutta, siamo ignoranti come degli ambulanti, quindi non siamo noi a dar noia. Se uno vuole un prodotto buono di un negozio bello, comunque sia va, e addirittura c'è anche il passaggio macchina in centro, c'ha parcheggi liberi, cioè noi intanto ci sa roba diversa da loro, siamo brutti, ma e noi però non si può lavorare. Già dopo questo Covid che è successo, che è venuto, la situazione che c'è oggi, già siamo in crisi noi, ci si fa accampare da noi, dover lavorare, cioè dover andare lì per far piacere agli altri, far lavorare loro e rimetterci noi, perché delle persone nostre poi vedere se possono lavorare a morire. Loro, bisognerebbe vedere se poi lavorare loro, perché alla fine la gente ci viene meno, poi si va, andrà a morire insieme, questo è l'appello che voi fate all'amministrazione comunale. Qual è di mettersi una mano alla coscienza di 110 famiglie, perché non siamo grandi ditte, siamo famiglie, e quasi tutto gestito a livello familiare, di 110 famiglie andranno a morire in centro, di mettersi una mano sulla coscienza e pensare che hanno fatto una cosa fatta bene, che funziona, lasciamola fare, cittadini e tutti sono tutti contenti se il mercato rimane qua. Non siamo a dover risolvere i problemi. Siamo disposti a creare degli eventi, siamo disposti a fare degli eventi per il centro, di fare delle domeniche, di fare il mercato di Natale, di fare quello che vogliano, però il mercato settimanale deve rimanere qua, perché per noi è lavoro, cioè non è che si viene a divertirsi per far lavorare gli altri, per noi è lavoro rimanere qua, cioè si viene per vivere, per tirare, per fare due soldi, per campare le nostre famiglie.